Ciao a tutti! Oggi prepareremo il casatiello. Il tempo di preparazione della ricetta è di 6 ore circa. Gli ingredienti sono acqua, lievito di birra fresco, zucchero, strutto, farina di tipo 00, farina di tipo Manitoba, sale, pepe nero, per il ripieno, pecorino grattugiato, parmigiano grattugiato, scamorza, provolone, salame tagliato a fette, pancetta affumicata tagliata a cubetti e per guarnire le uova. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito. E lo zucchero. Ed azionare il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere lo strutto. La farina di tipo 00. Ed azionare il bimby per 3 minuti a velocità 2. Lasciare lievitare nel boccale per un'ora. Trascorso il tempo, aggiungere adesso la farina di tipo Manitoba, il sale e il pepe nero ed impastare in modalità spiga per 6 minuti. Trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Senza lavare il boccale, mettere la scamorza, il provolone e tritare per 3 secondi. A velocità 6. Mettere da parte. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro infarinato. Prelevare una piccola pallina d'impasto e metterla da parte. Spolverizzare con un po' di farina e stendere con il mattarello formando un rettangolo. Mettere i salumi su tutta la superficie. Il formaggio spolverizzare con il pecorino e con il parmigiano.
ed arrotolare aiutandosi con la carta da forno. Chiudere bene. Trasferire in uno stampo a ciambella da 30 cm unta con lo strutto. Coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare in forno spento con luce accesa per 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato. Adesso con l'impasto che avevamo messo da parte formeremo i cordoncini. Mettere l'uovo. Fare una croce con i cordoncini. Spennellare la superficie con l'uovo. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. Il casatiello è pronto. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo e servire. Casatiello, grazie e alla prossima ricetta!